Ciao a tutti amici, benvenuti così oggi. Oggi facciamo questa visione dal cellulare, perché l'altro ieri ho fatto la Insta 360, 18 minuti, renderizzato, è venuto 9 giga. Allora, io non sono ambientalista, però 9 giga per 20 minuti mi sembra uno spreco di energie mondiali. Quindi oggi ho deciso di farlo dal cellulare. Poi voglio vedere come mai ha fatto, forse il bitrate era troppo sparato, non lo so. Sì, registro a 5.7k, però chi se ne frega. Poi sì, probabilmente perché l'avrò messo proprio a 5.7k, anzi guardatemi in 4k in quel video, perché molto spesso poi una volta praticamente prendevo il video, lo rifacevo in Final Cut Pro, ma ultimamente mi sono un po' rotto, ho detto li metto direttamente senza editing, non metto più neanche il coso alla fine, insomma chi se ne frega, no? Comunque ho deciso di fare qua. Allora, volevo parlarvi oggi dei miei primissimi test ieri con la Canon RP, e devo dire molto molto belli, e mi devo dire come mai non sono passato prima a una mirrorless. Mirrorless l'ho sempre un po' non l'ho mai presa perché mi sembrava un troppo così, dai, sempliciotto. Il fotografo deve avere lo specchietto dentro la telecamera che fa shiki shak, invece lo lasciamo ai fotografi Nikon, no? Loro non sono molto bravi, allora robe sempliciotte. Invece no, adesso il mirrorless è professional. Devo dire la cosa migliore, la cosa più bella di avere una mirrorless è che nell'electronic viewfinder, cioè nel mirino che poi adesso non è più quello che vede proprio la realtà, non c'è più l'immagine, la luce che entra allo specchio e va nel mirino e lo vedi, no? Cosa che puoi vedere benissimo se la fotocamera non ha neanche una batteria, no? Vedi, perché quello che c'è lo vedi, no? Questa per forza la fotocamera deve essere accesa, deve avere la batteria, perché dentro al suo interno non c'è più questo sistema di specchi, c'è proprio un mini schermo TV Color, no? Innanzitutto si vede stra mega benissimo. Ho letto che la R avrebbe una migliore risoluzione, ma già la RP si vede benissimo. Sì, se guardi proprio squinci, forse riesci a vedere qualche pixelino, ma si vede benissimo, molto luminoso. Però la cosa che veramente mi è piaciuta ed è differente dalla Canon 7D è che nello schermino vedi già la immagine come verrà con l'apertura che ci hai messo. Cioè, se ci metti 1.8 e fai la foto a un gatto, il gatto sarà in fuoco e lo sfondo sarà sfocato, no? Questo nella Canon 7D non lo vedi lì per lì con il viewfinder, col mirino, perché il mirino non te lo fa vedere. C'è un tastino nelle Canon sotto che schiacci e praticamente l'obiettivo chiude l'apertura e vedi come forse dovrebbe venire, ma non viene, si vede sempre un po' più male, insomma, non si vede nitido come si vede adesso con la mirrorless. Quindi praticamente riesce a capire già bene un po' come verrà il bokeh, come verrà lo sfuoco, come verrà questo. Veramente quello non ci avevo mai pensato, nessuno in tutte le recensioni l'ha mai detto, e me lo sono visto io quando l'ho provata. Bellissimo questo effetto. Poi punto numero 2, questo un po' si sapeva già, che la 7D c'ha un crop factor dell'1.64-65, mentre la full frame il crop factor non c'è più. Quindi praticamente anche un obiettivo da 50 mm che io nella Canon 7D non l'ho quasi mai usato, perché è sempre stato molto sparato. Cioè, lo metti, sei in una stanza, lo metti, inquadri una persona a 2 metri, gli viene solo un faccione così viene. Con la mirrorless 50 mm praticamente è grandangolare.
ho fatto una foto, se la regia può metterla in sovraimpressione, che ero nella stanza mia, nel mio studiolo, e 50 mm inquadra tutta la parete quasi. Con la 7D inquadri solo un pezzo dell'orologio, molto bello. Ho notato che anche il rumore molto meglio, perché la 7D, a parte essere più vecchia, sensore più vecchio, tutto più vecchio, ma poi anche il crop factor, secondo me, gli fa più rumore. Infatti lì in quella foto ho scattato 800 ISO e si vede molto meglio nel RF, che c'è meno rumore. Ma poi non so, la 7D, l'avevo già detto, che secondo me la 7D c'ha qualche problema nel focus, non riesce a focalizzare più tanto bene. Infatti ho fatto un'altra foto di una birra, di una corona, è venuto un po' sfocaticcio, ma che cavolo, ero un metro, non è riuscito a focalizzare. Poi vabbè, la RP c'ha il tracking della faccia, quindi ieri facevo delle foto Olivia, cioè muovi la camera e praticamente aggancia la faccia e la focalizza sempre, veramente top quella funzione lì. C'è addirittura la funzione che focalizza sull'occhio, però mi pare, non mi ricordo com'è, sull'occhio funziona solo quando è un po' in grandangolare. Se adesso non ho una lente zoom, però se zoomi non funziona più, una roba del genere, non me lo ricordo. Però molto bello, molto bello. Oppure il contrario, probabilmente, boh, non lo so. Poi un altro fattore vantaggio che la RP o RP mirrorless, meglio, è che è molto più piccola. Ma la piccolezza a me non è che piace tanto. Io ultimamente, l'anno scorso, avevo comprato una di quelle point and shoot molto semplice, camerina, troppo piccola, non mi piace. Cioè voglio che abbia sostanza, no? È come se Valentina Napide va da uno e c'ha la telecamera piccola e dici: ma cos'è sta roba? Non mi ci trovo, voglio bere il mappazzone bello grosso, no? Anch'io più o meno siamo io e Valentina siamo uguali. Anche a me voglio sentire proprio un bel mappazzone tra le mani, proprio che lo impugno, c'è proprio un'impugnatura. Allora, tant'è che ho comprato anche il grip, che il grip per la RP in pratica fa solo quello. Non ha un boxetto sotto per inserire delle altre batterie, che ti rende la fotocamera più dura di più con la durata delle batterie. Fa solo quello, te lo rende più ergonomico e ti fa diventare la camera più maneggevole. Però al di là di quello, tra la 7D e la RP non c'è grossa differenza, perché se voi la guardate più o meno siamo lì. La Canon 7D era un po' più grossa in sopra, c'aveva il sopra più grosso perché c'aveva anche il flash interno. Il flash, a me del flash interno non mi può fregare di meno, perché qualsiasi foto che fai col flash interno viene sempre una merda. Quindi se proprio devo fare delle foto col flash, c'ho il flash esterno, lo speedlight Canon, ma io proprio col flash, fare le foto col flash è come entrare in un altro mondo. Praticamente ti scasina tutte le regole che hai sempre sostenuto da quando sei nato. Non puoi più usare l'apertura, la velocità, devi usare la velocità di là, cioè un casino, guarda. Se il flash è difficilissimo da saperlo proprio usare al massimo, no? Vabbè, non so, diciamo, di norma col flash dovresti usare massimo una velocità di un sessantesimo, però il flash c'ha anche una velocità, puoi mettere anche, cioè come una velocità più alta, puoi mettere anche un 250esimo, però non lo so, non capisci mai, perché se con adesso con l'obiettivo electronic viewfinder riesci a vedere la scena come la foto sarà, col flash non lo puoi vedere, ti scasina tutto, perché il flash ovviamente non è che sta acceso perennemente, no? Comunque flash non me ne fregava. Quindi grandezze abbastanza bella, molto maneggevole, più leggera. Poi l'altra cosa che mi è piaciuta dell'RP è che ha questo finish,
questa specie di copertura che io pensavo che era un po' plasticosa, perché ho letto che la R è fatta tutta in magnesio e poi è chiusa per gli agenti atmosferici, mentre la RP è chiusa un po' con gli agenti atmosferici ma meno della R. E invece è arrivata e mi sembra molto compatta, anche c'è questa specie di superficie un po' ruvida, un po' strana, tipo non è ruvida ma non è liscia, sembra un po', boh, non so neanche come spiegare, una specie di carta vetrata ma leggerissima, ti dà un proprio che la senti che non ti scivola dalle mani, no? E poi c'è come sta plastica che non è proprio una plastica cheap, è più una plastica, boh, non so come spiegare, strana, cioè strana. Ma guarda te. Comunque, avevo pensato, adesso non so, ho preso l'RP, però volevo l'R. No, l'RP è bellissima, mi piace uno stracasino, me la tengo, non la rimando indietro. Oggi me la sono portata. Ieri mattina quando sono andato al lavoro ho visto la cosa che ho cercato per anni invano. C'era lì proprio lì davanti a verificio un gufo, quanto era bello, un gufetto. E poi soprattutto il verso del gufo, ve lo faccio. Che mi ricordo che andavo nei parchi, che c'aveva un'applicazione che mi faceva il verso del gufo per trovare. Mai visto uno! E ieri mattina si è sentito sto perché c'è questo, proprio questo verso strano così, no? Allora ho detto, questo è un gufo, vado là e infatti c'era. Tac! Mamma mia, quando rivedrò un gufo. Ma a parte il fatto che non avevo la mia bellissima fotocamera per fargli la foto, e soprattutto non avevo una lente lunga, un 300, un 400 mm, un 500 mm. Adesso, amici ascoltatori, nasce, adesso, non adesso al momento, ma in futuro nasce, che lente mi comprerò teleobiettivo? Una bella domanda, è una bellissima, ma bella, bella. Io guarda, se abbassasse un po' di prezzo andrei direttamente al 100-500, via, un bel teleobiettivo che... No, sì, lo so, la sola apertura a 500, quant'è? 8 forse. Però purtroppo non si può avere il 2.8. Non si può, amico ascoltatore. 500 2.8, sai quanto sarebbe ingombrante e costoso? 400 2.8, grandissimo. Mi ricordo lo scozzese. No, lo scozzese c'aveva il 404, era grosso, cioè, non mi ci sta nella telecamera, era grosso così, era largo così la lente, cioè non c'era, era ingombrantissimo. Non lo so, ci guarderemo. Adesso non è imminente, anche perché siamo ancora un po' incasinati tra bambini, bambine, pappe, scaldapappa, ospedali, però scusate perché c'ho una caccola nel naso. Ecco, questo si infila. Hickory clock. Ma che cacchio c'è? Oh, sta finendo lo spazio sull'iPhone, quindi se si dovesse chiudere. Allora, fammi vedere. Io esco. Visto che mi sei entrato male, io adesso ti frego. Ok. Allora, comunque, RP. Bellissima. Se avete ancora una... Non dico, se avete una 5D, già investimento è stato molto... grande, c'ha molte funzioni, c'ha, è già mirrorless, no, comunque amici, RP mirrorless veramente top.
Quindi se avete anche voi una Canon 7D, 6D, non so, 6D, 6D, se avete la 6D, la 5D, la 1D, avete speso un sacco di soldi, sono già full frame, magari va bene, tenetela ancora. Però se avete, non avete una full frame, vi consiglio di passare subito alle mirrorless full frame R. Molto bello, mi è piaciuto. No, l'uniche cose un po' invece svantaggi. Uno è la batteria. La batteria sono più piccole e già ho notato che... Beh, ieri mi è arrivata così, l'ho provata ed era già scarica, vabbè. Però sicuramente le altre andavano molto meglio come batteria, perché come dicevo il mirino è ottico, no? Non è elettronico, quindi... teoricamente puoi anche focalizzare una scena, magari muovere il foco così, anche focalizzare in autofocus, ma non è che prende tanta batteria. Invece l'altro è sempre mirino elettronico. Però se nell'altra, se stai guardando il mirino elettronico, lo schermo si stoppa, e se togli l'occhio, cioè un sensore, si accende lo schermino. Comunque, batterie, le batterie sono un po' più piccole, soprattutto nell'RP rispetto alla R. Non utilizza, la R utilizza le stesse batterie della 7D, la RP no. Poi molto bella perché la puoi connettere al computer e ricaricare la batteria via USB-C. C'ha entrata microfono, cuffie, ok. Mi è piaciuto anche il pack che ho comprato da Adorama, che è un negozio che vende tante cose, come B&H. Anche loro sono, i padroni sono ebrei. Non che ce l'abbiamo contro gli ebrei, ma come dicevo l'altra volta, ero andato per comprare su B&H sabato, ma loro di sabato non lavorano perché sono ebrei ortodossi, quelli degli B&H. E quindi, guarda qui, c'è Frascold, bandiera dell'Italia e bandiera America, saranno degli italiani. E allora il sabato loro non lavorano, ma neanche prendono gli ordini online. O dico, vabbè, fammi fare intanto l'ordine e poi lo mandi lui. No, niente. Mentre Adorama, anche loro sono ebrei, ma forse non ortodossi, perché non mi ha dato problemi. Però non so se l'ho fatto di sabato, ci devo guardare. Comunque magari alla fine sarà nella stessa compagnia con due nomi diversi, non lo so. Comunque, ma dai, incasinatissimo, qua dovevo girare a destra. Ormai lo spazio sul iPhone è quasi esaurito, non so cosa succederà. Comunque, adesso per il momento non mi è ancora arrivato, perché era out of stock, l'adattatore RF-IF. E quindi non posso adattare nessuna lente vecchia alla nuova Canon, perché vorrei provare a utilizzare il macro 100 mm, che oltre a fare macro lo utilizzo anche un po' come teleobiettivo. Addirittura ho letto che molti fotografi lo utilizzano proprio per fare le foto, perché è un 2.8 e 100 mm, non è serie L quello che ho io, però ho letto che è molto buono, molto buono. Infatti quello sarà il mio secondo obiettivo. L'altro è 24-70, si è rotto il meccanismo dell'apertura. Adesso devo vedere se lo riesco a aggiustare. Quello mi piaceva un sacco, era L, cavolo. E poi che altri obiettivi ho? C'ho un obiettivo grandangolare, che adesso con full frame 11-16, finalmente sarà 11-16, non 16-20. Ok, benissimo. La risoluzione, ma come file fisici in formato RAW, quelli della Canon 7D erano più grossi, erano tipo 25 MB, mentre con questa 23-24. Però in realtà la risoluzione è maggiore nella RP rispetto all'altra. Forse adesso fanno i RAW più compressi. Tra l'altro c'è anche la modalità di salvataggio in RAW, C-RAW. C-RAW non so cos'è sto C-RAW. È un RAW più compresso. Devo vedere, dopo guardo un po' cosa vuol dire, se è compresso e c'ha meno risoluzione, o c'ha un po' più compressione ed è meno di qualità. Altrimenti continua a registrare in RAW.
c'è anche la funzione di registrare in RAW e JPEG, ma io registro sempre in RAW perché vabbè, ogni file sono 25 MB, ma ho sempre fatto così perché RAW c'è più libertà dopo in Lightroom. Vabbè, acquisto veramente, mi è piaciuto. Vabbè, questo è quanto, ci sentiamo la prossima volta, ciao!